rielezione e quindi c'era quel. Poi dopo è chiaro che ci sono anche altri aspetti, però per esempio l'aspetto relativo alla stampa, no, la polis, l'aspetto relativo alle consulenze che venivano affidate a persone come Klaus Davi o David, non so come si pronuncia, che erano persone che erano pagate con il denaro pubblico per curare l'immagine del sindaco. Questo si può dire, secondo me, qual è l'episodio più eclatante dei tanti che ha raccontato, che proprio segnano questo spettro della cosa pubblica? Più eclatante da che punto di vista? Del costume. Il costume mi sembra proprio quello del giornale, insomma, in sostanza, il fatto che il proprietario di un giornale venga retribuito con una carica pubblica entro l'IREN, che viene nominato quindi consigliere dell'amministrazione, presidente di IREN Emilia, perché possa non essere più una spina nel fianco di Vignali, perché il giornale quindi cambi la linea nei confronti di Vignali stesso, mi sembra che dal punto di vista del costume sia una delle cose più significative. E poi insomma questo fatto tutto con i nostri soldi, perché abbiamo pagato con le partecipate, i soldi delle partecipate sono state e in più è stato compensato sì, con una carica retribuita. Ecco, fatto con i nostri soldi vuol dire che alla fine hanno pagato i parmigiani. Il debito chi ce l'ha? Ce l'hanno, il debito dell'SDT è a carico di Parma. Prima o poi questa questione di SDT, no, delle partecipate, dovrà essere risolta in qualche modo. In un certo senso sì. Chi ha pagato la campagna elettorale? La campagna elettorale, da quello che risulta dall'indagine, è stata finanziata con soldi provenienti dalle spese correnti del pubblico e spese per la distribuzione della pubblicizzazione della raccolta differenziata e quant'altro, appalti pubblici. C'è anche il presidente di Farmacop per pagare i manifesti. Sì, sindacato per, in alcuni casi, per le spese un episodio, un piccolo conto, ma tutto sommato. Pagati da soggetti che operavano. Poi ci sono anche le pressioni esercitate sulla procura, sul vostro lavoro, pressioni che riguardavano appunto anche alte cariche, da Berselli ad Alfano, al Ministro della Giustizia. Cioè sì, c'era questa, le famose interrogazioni parlamentari, no? In certo modo, che abbiamo visto che poi erano sollecitate da Parma, da Villani e Vignali, quindi indubbiamente volevano essere una sorta di deterrente nei nostri confronti, in sostanza.